porto il saluto dell'Associazione Italiana di Biblioteche, della Presidente Rosa Mariello, grazie di essere qui a testimonianza dell'interesse che la figura di Luigi Cucetti per i temi della conservazione e dell'interesse che il Salone del Restauro di Ferrara porta sempre con sé. La prima puntata di Conservare il Novecento è dell'anno 2000 e tra i promotori dell'iniziativa furono l'Istituto per la Patologia del Libro, il Vicini e l'AIB, l'Associazione Italiana di Biblioteche. Sotto vi era una sinergia, un unus, un terreno comune di intenti tra Luigi Crocetti e Vicini, teso a valorizzare, portare alla ribalta, a discutere anche le problematiche della conservazione. Scusa, si sente pochissimo. Parlo un po' più forte. No, non si chiama il microfono. Dicevo che sotto vi era appunto questa sinergia tra i Vicini e Luigi Crocetti per portare alla ribalta i problemi della conservazione del patrimonio vicentesco, degli archivi culturali. E fino a quando l'AIB appunto assieme ai Vicini decidono di organizzare questo convegno fortunato. Della storia del convegno e dei temi della conservazione, naturalmente anch'io come voi attendo ansiosa di ascoltare le relazioni dei vari relatori. Vorrei però ricordare molto brevemente Luigi Crocetti come presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche. Pescando, come diceva Crocetti stesso, qualche aringa dal banco, è un'espressione che leggendo i suoi testi mi è rimasta in mente. Crocetti si iscrive all'associazione nel 1960, appena 31enne, e sarà militante per sempre, insomma. Nell'88 verrà proclamato socio d'onore e durante la sua luminosa carriera rivestirà due cariche sociali importanti. Sarà presidente della sezione toscana per due mandati, dal 63 al 65 e dal 67 al 68, e poi presidente nazionale dell'AIB dall'81 fino a febbraio 88, dall'81 fino all'87, gli succederà Giovanni Sollimine. Crocetti fu una persona, non ho bisogno di dirlo, comunque anche come presidente, influente, rispettato, ascoltato, anche per la sua capacità di riflettere, dubbiosa anche, quindi portava non solo delle certezze, almeno per noi che veniamo dopo di lui, ma anche dei dubbi, con una grande lucidità intellettuale, e questo è un monito, un magistero che ci rimane ancora oggi. E tra le tante testimonianze della sua attività come presidente, le possiamo ripercorrere ad esempio leggendo le introduzioni, le relazioni ai vari convegni dell'AIB, anche se il momento più elevato della sua direzione politica, secondo molti professionisti, tra cui lo stesso Solibile, sono state le tesi di Viareggio. Un documento a tesi dell'87, condiviso naturalmente da tutto il CEN di allora, ma che porta forte l'impronta dell'idea, dei concetti che aveva della biblioteca. Ricordo solo la nona delle tesi, che è proprio relativa all'associazione. L'Associazione Italiana Biblioteche per Crocetti doveva essere la sede dei processi di aggregazione professionale e della loro traduzione in proposizioni politiche e normative. Questo è importantissimo ancora per noi oggi, cioè valutava che l'AIB dovesse essere appunto un crocevia professionale, che non dovesse essere secondo nessuno in questa materia, anzi dovesse fungere da guida e da garante per l'associazione, e non scendendo mai a compromessi con alcuno. E quindi dava il suo è un manifesto politico, culturale molto forte, ma anche scientifico e tecnico. Voleva che l'AIB, soprattutto le commissioni di studio dell'AIB, fossero veramente dei momenti laboratoriali che producevano
producessero prodotti scientifici, pubblicazioni, report, avvisi. Secondo Crocetti, il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, che è il consiglio in cui si riuniscono appunto i presidenti delle varie sezioni, doveva essere non solo un organo consultivo, ma proprio perché attaccato alla base degli associati, doveva portare anche linee di indirizzo che poi spettava al CEN, il Comitato Esecutivo Nazionale, che lui vedeva come una sorta di consiglio dei ministri. Avrebbero dovuto tradurre queste istanze portate dall'associazione. Non voglio dilungarmi oltre, anche perché appunto la figura di Crocetti è per tutti noi, non solo dentro l'associazione, ma per il mondo della nostra professione, una figura insostituibile. Grazie.